proprio contenti per questa grande affluenza. Questa sera il tema, come sapete, è la fibromialgia o sindrome fibromialgica. È una malattia ancora, ahimè, poco conosciuta, ma che affligge più o meno 2 milioni di italiani e quindi una malattia che spesso provoca dei dolori invalidanti che possono, diciamo, compromettere quella che è la qualità di vita delle persone che ne soffrono. E con questa serata abbiamo voluto dare l'opportunità a pazienti fibromialgici, piuttosto che ai loro familiari o semplicemente a persone interessate, di aprire un confronto diretto con quelli che sono i professionisti che si occupano tutti i giorni di gestire quella che è la malattia. Infatti, questa sera verranno approfonditi i temi importanti della malattia, come per esempio gli aspetti legati alla sua diagnosi, piuttosto che all'impostazione terapeutica, piuttosto che allo sostegno psicologico che spesso è necessario in caso di fibromialgia. Con noi questa sera abbiamo diciamo, delle persone esperte. Innanzitutto io voglio ringraziare Monia Velotti perché è stata lei l'ideatrice. Io le farei già da subito un accolta come qualità di amministratore di questo paese con entusiasmo e sono proprio felice di essere arrivata qui e di averla realizzata. Monia ha preparato questa serata con passione e entusiasmo, curata nei minimi particolari, dalla locandina a tutti gli aspetti. E con lei c'è la mia coscritta Simona Ghirardello, che chi è di Arconate conosce bene perché fa parte della compagnia teatrale dialettale I Placidi e che con Monia appunto porterà una testimonianza del dolore della fibromialgia molto rappresentativa. E poi con noi abbiamo anche poi, ovviamente gli esperti a cui poi potrete rivolgere le domande alla fine dei vari interventi. E vado a presentarvi, anche se diciamo che sono nomi che per chi purtroppo conosce questa malattia a ben chiari. Allora, vado a presentare il dottor Pierangelo Giarbello, che è praticamente un esperto della psicoterapia della fibromialgia, operativo presso l'unità operativa complessa di reumatologia dell'ospedale Sacco di Milano, non più, ormai in pensione, la dottoressa Stefania Morrone, biologa nutrizionista, e poi sono molto contenta di avere qua con noi anche stasera il dottor Batticciotto, reumatologo esperto di fibromialgia dell'ospedale di Circolo di Varese. Quindi avremo modo proprio di fare tutte le domande di approfondimento di cui appunto avete bisogno. Allora, io lascio subito la parola a Monia e Simona per la loro testimonianza. Vi ringrazio già fin d'ora. Sembravano non esserci niente in quel campo. Invece c'erano un sacco di colori. Per me, un sacco di emozioni. Un colore solo non mi piaceva quando ero piccola. Il bianco. Chissà perché. Mi sembrava inutile, indefinito, insicuro, senza carattere, sovrastato da qualsiasi altro colore. Invece no, il bianco è forte. Fortissimo. Il bianco cancella tutto e ti dà spazio per ripartire da capo. Non lo conoscevo il bianco, tutto lì. Ora sono qui e sto provando a dipingere il dolore. Ho fatto una bella macchia, bella grossa, involuta. È chiaramente un errore, ma non fa niente. Credo di poter rimediare.
per quanto si sia asciugata e non possa toglierla, credo ancora di potermela far piacere in qualche modo. Dietro ad ogni problema c'è un'opportunità, diceva Galileo. Penso sia il mio di dolore questo. Sì, lo riconosco abbastanza. No, non ho intenzione di farvelo vedere. Potrei parlarvi di lui, certo, ma non farvelo guardare negli occhi. Correreste il rischio di non capirvi, non conoscendomi. Chissà, magari finito questo quadro, i colori mi aiuteranno ancora una volta, fino al punto che potrà arrivare a piacermi il mio dolore. Bella stronzata! No, non mi piacerà il mio dolore. Sapeste quanto lo odio! Dipingere mi ha insegnato molto. Ad osservare, stare attenta ad ogni dettaglio, a capire e conoscere. Devo ammetterlo, al dolore in qualche modo devo anche esservi riconoscente. È stato lui, in fondo, a spronarmi e farmi iniziare a dipingere. 4 anni fa, entrando nello studio di mio padre a casa, mi sono ritrovata davanti a una tela e vedendo lì tutti quei colori, ho preso il pennello e splash! Una bella gettata di rosso, così. Sono rimasta fissata per ore con la gettata di rosso. Nulla di artistico ci mancherebbe, ma sicuramente qualcosa di reale. Anche quella non l'ho fatta vedere a nessuno. Per me rappresentava la rabbia, la mia rabbia. Sì, quello schifo di schizzetti rossi su tela bianca era la mia rabbia. Era la rabbia accumulata in un anno di malattia, in un anno fatto di visite, di controlli, di non saprei che dire, forse stress, si riposi. La rabbia di non vedere vie d'uscita, soluzioni, di non vedere motivi per quello che mi stava accadendo. La rabbia per il dolore che provavo. Una rabbia provata per la prima volta 5 anni fa, quando mi sono svegliata all'improvviso con un dolore lancinante alla spalla destra. Dolore muscolare. Chissà mai, forse ho fatto troppa palestra ieri. I dubbi che non fosse un semplice dolore muscolare a me sono arrivati dopo un mese passato a letto, facendo fatica a mangiare, a muovermi autonomamente. Il corpo e la mente posseduti dal male, dal dolore, acuto e tagliente nonostante 10 iniezioni di cortisone al giorno, morfina e fa Dio che altro, niente che riuscisse a farmelo passare. Mi sembra strano. Dura così tanto un dolore muscolare. Io manco ci volevo andare quel giorno in palestra. A poco ho iniziato a dover scrivere e mangiare con la sinistra. Senza che nessuno sapesse il perché, io iniziavo a dover cambiare il mio modo di vivere per un dolore alla spalla destra. Poi mi sono ritrovata con gli arti inferiori intorpiditi dal piede al ginocchio. Dopo poco sono arrivati dolori costanti alla parte lombare, problemi di stomaco, problemi all'intestino, concentrazione difficoltosa, riflessi rallentata e manifestazioni cutanee di ogni tipo. Ma almeno la notte, se la notte, insonnia, crampi, risvegli improvvisi con i muscoli che bruciano, seduta nel letto a piangere con le mani serrate dal dolore. Dico, ma è possibile? A tutto questo porta un semplice dolore muscolare. Cazzo, in palestra non ci vado più. I primi tempi sono stati un vero incubo. Medici, analisi, visite, tutto privatamente. Agli occhi dei più ero una vittima, o clinicamente un'ipocondriaca. Quando confidava a qualcuno di avere la testa che scoppiava e di sentire il corpo che letteralmente cadeva a pezzi, mi sentivo rispondere che era normale, visto lo stile di vita che conduciamo al giorno d'oggi. Altre volte mi replicavano sbobinando un elenco dei loro mali, quasi fosse una gara a chi ne avesse di più. Oh, qui nessuno mi crede,
male davvero. Non sono vinta se ce la faccio. Tutto questo era dentro quella gettata di inchiostro rosso sulla tela. Ma quando ho scoperto la pittura le cose sono un po' cambiate. È come se fossi tornata bambina. Una bambina che ha voglia di toccare, credere, imparare. Una bambina ormai adulta che ha voglia ancora di scoprire, di conoscere. È molto importante conoscere. La conoscenza ci rende consapevoli. Io mi diverto anche con lei, sì, molto. Un giorno mi ha raccontato che alcuni neuroni che percepiscono il dolore dentro di noi lo riconoscono, intelligenti. E poi iniziano a tastarsi per conoscerlo meglio, fino a quando decidono se segnalarlo al grande capo, il cervello. A volte sono magnani e non glielo segnalano, evitando così ulteriori complicazioni, polemiche e conflitti. I più aggressivi vorrebbero mandarglielo a tutti i costi tramite qualche piccolo neurone sottoposto che incitano: vai, vai, sì, portaglielo, portaglielo al cervello il dolore, incasiniamolo più che possiamo, tanto non ha niente a cui pensare. Invece quelli più composti e ragionevoli dicono: ma no, cerchiamo di mantenere la calma, vediamo se c'è prima qualche altra soluzione, ragioniamo. È la conoscenza che mi ha suggerito questa immagine, una tavola rotonda di neuroni dentro di me che decide cosa fare. Alcuni abbraccia conserve, altri che battono i pugni sul tavolo. Ho molti più neuroni che battono i pugni sul tavolo io, per questo sento molto il dolore. Però non è un'immagine mia, io non sono un medico, sono una malata di fibromialgia. Persino il PC, senti, fibromialgia, te la sottolinea in rosso, come se non esistesse. Invece esiste, siamo circa 2 milioni in Italia. Sono una malata di fibromialgia che però conosce. Per questo non ho paura. La conoscenza mi dà l'opportunità di comunicare e far uscire dall'ombra questa malattia. Vedo la conoscenza come una bella tela bianca su cui poter provare a dipingere i propri pensieri. La conoscenza mi porta in un mondo un po' meno reale. In questo mondo riesco a dipingere anche il dolore e la paura. E avendo loro un colore e un'immagine, riesco a guardarli, riesco a capirli e imparo a conoscerli. Goethe un giorno disse: la paura bussò, il coraggio andò ad aprire, ma non trovò nessuno. Vista dai presenti, ma
Io ho scaricato dalla mia pagina e ci stanno seguendo dall'Emilia-Romagna, da Piemonte, Perugia, Siracusa, Belluno. Io abito a Napoli, io vivo a Siracusa, io abito a Treviso, io sono a Belluno. Quando a Cagliari, io in Puglia, questo tema della fibromialgia è un tema importante, perché le persone che ne sono affette stanno veramente male. Ma la parte peggiore di questa patologia è il fatto che è diagnosticata con molta difficoltà. Questa sera abbiamo il dottor Batticciotto, che è un reumatologo, conosce molto bene la fibromialgia, perché diciamo che il polo della conoscenza della fibromialgia si è sviluppato un po' all'ospedale Sacco, reparto di reumatologia, dove si è fatto molta ricerca, molta esperienza, soprattutto molta esperienza. E il dottor Batticciotto questa esperienza ce l'ha sulle spalle. Quindi è un punto di riferimento sicuro. Se poi qualche domanda riguarda le terapie farmacologiche, l'approccio medico, questa sera abbiamo l'esperto. Io sono psicologo, mi occupo del dolore cronico in fibromialgia, e il tempo per dire qualcosa è veramente poco. Io sono conosciuto per quello che poi scuola a tutti i tempi, perché quando parte poi non si ferma più. In realtà io questa sera vorrei dirvi qualche cosa, ma abbastanza breve, per poi lasciare più tempo alla nostra biologa, che dirà delle cose molto interessanti sulla permeabilità intestinale, che è un argomento che in questo momento è estremamente importante. In tutto il mondo c'è molta attenzione su questo, perché sembra che sia un po' se non lo scatenatore, ma almeno l'acceleratore di tante acuzie. Quindi la ascolteremo molto, molto volentieri. Io che cosa posso dire? Mi occupo del dolore cronico e fibromialgia da una decina di anni, e sono partito con una esperienza piuttosto robusta sullo stress, sui meccanismi dello stress, neanche quello cronico, ma quello acuto, per cui tutta la parte dei traumi. Quando ho cominciato a vedere le persone con fibromialgia, c'era un grande quesito che non dico tormentava, ma insomma era quello che le persone con fibromialgia, quando si affaticano di più di quanto possono, cioè quando hanno una tregua del loro star male, devono recuperare tutto quello che hanno lasciato da fare, quindi le tende, i vetri, le fughe del piastretto, il giorno dopo non si alzano più da letto. E questo ci sta. Sforzo fisico porta all'infiammazione, per cui il giorno dopo, l'abbiamo anche sentito, no? Questa grandiosa descrizione. Ma quello che mi incuriosiva è che anche un'emozione negativa provoca la stessa crisi. E allora come si può spiegare? È una questione soltanto mentale, e quindi l'emozione provoca il dolore, va bene. Oppure la questione solo fisica, per cui lo sforzo fisico provoca la crisi, e questo va bene, ma come fanno a stare tutte e due assieme? Nel pianino ho cominciato vedendo tante persone, tante. Credo che almeno 500 cartelle ci siano, ma credo di averne viste altrettante. Per cui, che cosa c'era alla base
di queste emozioni, ce n'era una in particolare, che è la paura. Conoscendo meglio queste persone, questa paura era più, come dire, individuata. Paura di che cosa? Nell'attivazione dello stress, alla base dell'attivazione c'è la paura. La paura già di per sé stessa è un salvavita. Se noi non avessimo paura, chissà quante volte ci saremmo messi in condizione di rischiare. Quindi già la paura di per sé ci serve. Ma quando noi proviamo paura, si scatena una reazione che è un sistema estremamente potente, perché è un salvavita. Scatena una reazione che coinvolge attraverso centri del cervello, ma poi via via si concretizza a livello ormonale, e questa reazione di stress aumenta le probabilità di sopravvivenza dell'individuo e della specie. Per cui è un meccanismo estremamente potente, Madre Natura ce l'ha messa tutta nell'evoluzione, e non appartiene soltanto a noi umani, ma tutti gli esseri viventi hanno questo meccanismo. Voi lo riconoscete nei gatti quando arruffano il pelo, soffiano, nei cani quando mostrano i denti. Quella è la versione esteriore di quello che sta vivendo l'animale. In realtà, quando viene comunicato questo allarme attraverso l'ipotalamo, l'ipofisi, corticosurena, adrenalina, cortisolo, l'adrenalina va in circolo, modifica centraline di organi e apparati e mette l'organismo in condizione di avere più probabilità di sopravvivenza. Questa è la reazione di stress, acuta, temporanea. Se io sto per essere investito da un'automobile, intanto ho una reazione che non mi appartiene, io non ho la contezza dei riflessi così acuta, ma in quel momento, chissà perché, faccio un salto che è da Olimpiade. Manco se mi allenassi tutte le sere riuscirei a fare una... Chi è che mi ha dato questa prontezza di riflessi, questa forza nei muscoli? L'adrenalina che ha del ciclo. Se non vado sotto la macchina, grazie a questo sforzo. Quando arrivo dall'altra parte mi sono salvato, sono pieno di adrenalina, se qualcuno mi chiede come cosa è successo non riesco neanche a parlare, balbetto, va va va. Però dopo questa adrenalina scompare, si brucia, non c'è più, e tutto torna normale. Quindi è una reazione, tutto sommato, che non ha conseguenze negative. Anzi, qualcuno fa anche sport pericolosi per l'adrenalina che lo sport. Ora, questa alterazione di organi e apparati è estremamente, come dire, importante. Ne va di mezzo l'esistenza in vita. Se questa persona che stava per essere investita avesse appena mangiato tutto il mangiare dello stomaco, il sangue dello stomaco per digerire, e se fa il salto il sangue deve andare in periferia, nei muscoli, e allora potrebbe avere la congestione, certo. Ma non è detto. Tanto se fosse rimasto lì sarebbe morto. Che la congestione venga non è detto. Quindi aumenta le probabilità. Ora, le persone che hanno la fibromialgia, questo scoperto, vedete, non è tante, hanno delle paure costanti. Paura di non fare abbastanza, di non fare abbastanza bene, paura di deludere.
E queste paure non attivano un picco, ma sono costanti. E quindi c'è una disregolazione del sistema nervoso autonomo costante. Quindi tutte quelle funzioni che potrebbero essere regolate in maniera ottimale, questa disregolazione impedisce un funzionamento regolare. A carico di che cosa? Di quale apparato? È specifica questa, e quindi uno può risentirne l'apparato digerente, l'apparato intestino, l'apparato genitale, che ne ha più ne meno. Ora, ci siamo? Non so se sono... Quindi, le persone che hanno fibromialgia, avendo queste caratteristiche di personalità, tutte le persone hanno fibromialgia, se qualcuno è fibromialgico e fa eccezione, alzi la mano, così ne discutiamo. Lei è d'accordo con questo? Allora, ecco, non sono bello. Io vorrei dirvi tante cose in poco tempo, ma non è facile. Allora, le persone che hanno energia sono fatte così e bisogna che in qualche maniera cerchino di fare qualcosa per essere più serene, per poi il tutto. Però volevo dirvi qualcos'altro, secondo me è interessante, però. Sì. Le caratteristiche di personalità sono queste. E sono fatte così. Sono persone meravigliose, sono assolutamente affidabili, farebbero di tutto per fare bene, fanno anche di più. Ma in questo fare di più, in questa attenzione che ci mettono nel non sbagliare, che impiegano tutte le energie e poi le energie non ce ne sono più. Ferma tutto, il mondo non cambia, non succede nulla. Dobbiamo fare quello che riusciamo, non quello che dovremmo fare. Attenzione, queste sono delle trappole micidiali. Io assisto una persona così, però è già ai lastimi, proprio non riesce più a fare niente. E lei mi dice, io spendo tanti farmaci, però so che comunque in America questa fibromialgia è una malattia vera e propria. Qua in Italia questa cosa qua non si fa, il motivo è una malattia rara, dicono qua in Italia. No, non è una malattia rara, perché non è una malattia rara. Anche in Italia è una malattia rara. La differenza è che gli Stati Uniti, avendo un sistema completamente diverso, prova a urlare, gli Stati Uniti hanno un sistema diverso, cioè tutto a base delle assicurazioni, chi ha l'assicurazione si può curare. Quindi allo Stato non è che interessa riconoscere una risorsa. L'Europa ha un sistema diverso, l'Italia ha un sistema ancora diverso. Non è che l'Italia non riconosce la fibromialgia, c'è anche un covicino di fibromialgia,
è che non c'è un riconoscimento come malattia cronica. Questa è una cosa molto diversa. Quindi il sistema, i medici adesso lo studiano, forse 15 anni fa quando abbiamo iniziato non si studiava, sicuramente quindi i medici la studiano, i medici in base hanno iniziato a imparare a conoscerla. Io 15 anni fa non vedevo un paziente deviato a questo aspetto di fibromialgia, oggi mi capita quasi tutti i giorni di avere una prima visita con il sospetto di fibromialgia. Quindi la malattia inizia a conoscersi, inizia a sapere che cos'è e iniziamo a fare il meglio che si può fare oggi. Quindi, non è che non esiste. C'è un problema. Ci sarà una differenza invece e il futuro sarà cercare di far riconoscere in qualche modo come malattia cronica o studiare, che è quello che sta facendo molte regioni, stanno facendo anche la regione Lombardia, sta facendo, studiare dei percorsi adatti ai pazienti fibromialgici. Ora è impensabile, e quindi mi rivolgo anche a chi ha delle responsabilità di governo, che 2 milioni di persone in Italia abbiano un'esenzione, impensabile, già non sappiamo dove prendere i soldi normalmente per far funzionare il sistema sanitario nazionale. Quello che si può fare e che si farà è creare dei percorsi assistenziali agevolati per chi ha il riconoscimento di questo modo. Allora, sono due cose che mi vengono in mente, così poi finisco e do le due cose sono queste. Il medico è un organicista e individua un organo malato, c'è un protocollo che dice che cosa si fa in caso di quella malattia, ci sono farmaci per... e problemi non ce ne sono. Quando l'organo è sano ma non funziona, e il medico cosa ci fa? Lì è il grosso problema. Allora, non dovete pensare che il medico... Hai capito perché è un conflitto? Allora, cerchiamo di fare un passo indietro sull'approccio meccanicistico del medico. Ora, fino a 10 anni fa, 9 anni fa, fino a che uscisse un lavoro importante a livello internazionale, c'era un grosso dibattito ambito medico, questa malattia esiste o non esiste, la psicosomatica, la psicologica. No. C'è stato un lavoro importante che ha individuato attraverso la risonanza magnetica funzionale dove sta l'inghippo, dove sta quella cosa lì che cercavi di spiegare prima in modo psicologico. E l'inghippo sta che questo sistema del dolore, che è, non è un punto preciso del nostro cervello, ma è sparso all'interno del nostro cervello, a un certo punto va in cortocircuito. Pensatelo come un cortocircuito. Di fatto i nostri nervi sono dei fili elettrici, né più né meno. E questo cortocircuito li fa funzionare male. Quindi il problema meccanicistico, come dici tu, è lì, in questo sistema, cosa questi centri del dolore percepiscono in ogni istante, ci dicono sì, quello è dolore, no, quello non è dolore, e lo mandano su al cervello, quello cosciente, che noi poi possiamo controllare. E quindi il problema è in questi centri del dolore che noi non siamo in grado di controllare, ma che il nostro sistema in realtà sarebbe molto fine, molto regolato, ma che va in una specie di cortocircuito. Questo è quello che si è capito oggi della fibromialgia, di cosa c'è di meccanicistico in qualche modo. Il problema più grande per noi, e mi vedete in difficoltà, infatti tra poco scapperò, è che noi non abbiamo in questo momento, ma non sappiamo esattamente come rimetterlo in sesto questo sistema. Perché? Perché ancora sono dei meccanismi di regolazione molto difficili, molto complessi, in parte ancora sconosciuti, e quindi non abbiamo la macchinetta per andare lì e rimetterlo in asse. Grazie al dottor Patriciotto, abbiamo avuto una spiegazione un po' più complessa. Però noi non sappiamo come funzionano tante cose, non soltanto questi cortocircuiti, noi non sappiamo neppure come funziona la memoria. Per cui
questo tentativo di spiegare scientificamente questi eventi rischia di finire un po' fine a se stesso. Noi dovremmo smettere di avere l'illusione che la scienza ci spiegherà tutto, probabilmente, ma chissà quando. Allora, per adesso cerchiamo di utilizzare le cose che possiamo utilizzare, cioè se un'emozione forte, negativa, mi provoca certe reazioni e queste reazioni attraverso delle emozioni mi fanno scatenare delle reazioni che sono abbastanza conosciute, c'è una disciplina, una branca che è la psiconeuroendocrinologia. Detto così sembra complesso, ma in realtà è una spiegazione scientifica di come certe emozioni poi si ritrovano nelle cellule. Quindi non è che noi non sappiamo proprio, noi dovremmo agire al contrario dell'attivazione. Se la paura mi scatena una reazione che poi mi crea dei problemi, io devo in qualche maniera cercare di inibire questa paura. Come? Qui le strategie poi sono anche tante. Per esempio, quello che si può fare a livello è un rilassamento. Per quella mezz'ora del rilassamento io questa attivazione non c'è e quindi ho un grosso beneficio. Nella fibromialgia il rilassamento deve essere in qualche maniera, come dire, già conosce la fibromialgia, perché se no il rilassamento uno non riesce mai a farlo. Perché? Perché le persone con fibromialgia sono ipercontrollanti, per cui nel momento che si lasciano andare e si riattivano, per cui anzi, di fare lo yoga e attivarle, non rilassarle. Per cui è tutto un mondo un po' complesso, però secondo me, almeno dalla mia esperienza, persone che stanno molto meglio dopo un trattamento a livello psicologico, ci sono questi miglioramenti e vale la pena in qualche maniera. Quei trattamenti poi non sono neanche lunghi, per cui insomma c'è anche molto da fare. Io tolgo tanto di cappello e sono molto, dire, affascinato dalla ricerca scientifica, ma non illudiamoci che la scienza riesca. Cerchiamo con gli strumenti che abbiamo di vivere al meglio. Poi è chiaro che le conoscenze ci aiuteranno con farmaci migliori, con i suggerimenti che adesso io mi aspetto che dia per adesso, poi le domande ci saranno. Grazie. Biologa nutrizionista toccherà proprio questo aspetto. Vi lascio la parola a lei. Scusa, secondo me volevo fare solo prima una domanda prima che fare la dottoressa, una cosa che riguarda il professore. Lei ha parlato tanto di il fattore scatenante della fibromialgia, le paure, ha parlato molto di questo. Una persona che va da uno specialista e dice: io ho questi dolori, questi problemi, come faccio io a riconoscere che effettivamente è fibromialgia? Quali sono gli esami, se ci sono degli esami o qualcosa per capire che effettivamente è quella la malattia? E poi qual è, a chi mi dovrebbe? Perché la diagnosi di fibromialgia è bene sia fatta dal reumatologo, perché? Ma perché tanti sintomi appartengono a patologie relative alla reumatologia e
la fibromialgia è essenzialmente una no, perché è una diagnosi differenziale, questa è la sostanzialmente ad oggi non esistono test che ti fanno dire hai la fibromialgia o non hai la fibromialgia, non esiste il sangue, non si passa il capello. Dicevo, ad oggi non esiste nessun test diagnostico che possa fare diagnosi di fibromialgia ed è uno dei motivi giganteschi per cui non c'è ancora riconoscimento, una in qualche modo esenzione, eccetera, eccetera, eccetera. E se ne sono stati provati tanti, abbiamo provato nel sangue, nella saliva, non esiste. La diagnosi ad oggi è una diagnosi di esclusione. Cioè cosa vuol dire? Che una volta escluse tutte le patologie dello scibile umano, si fa la diagnosi di fibromialgia. Ovviamente attraverso dei criteri diagnostico-classificativi che sono stati ben codificati a livello internazionale. Ora, fino al 2010 si dava un po' tutta l'attenzione al reumatologo, all'allergologo, al neurologo, a chi se ne voleva occupare, con i famosi tender points. Quindi si diceva basta avere 11 su 18 punti positivi, se si percepisce il dolore si fa la diagnosi di fibromialgia. Poi ci si è accorti che c'era una quota di pazienti fibromialgici che erano poco iperalgici, quindi magari non raggiungevano quegli 11 su 18, ma avevano tutti gli altri problemi, il collo irritabile, la cecità interstiziale, i problemi di memoria, il sonno ristoratore, per cui hanno ricambiato i criteri in modo da inserire tutta questa sintomatologia. Ora, quindi, di fatto, se vuole sapere da chi si va per fare la diagnosi, da chi è esperto di questa malattia. Ora, come individuarlo non è semplice. E perché? Perché ci possono essere molti trend. E per tornare a quello che dicevo prima, che oggi sono tantissime le persone che arrivano con il sospetto del nostro di fibromialgia, mi rendo conto che a volte invece si classifica come fibromialgia altre malattie organiche che invece possono essere trattate, devono essere trattate in altro modo, con altre. Ad esempio, ultimamente vedo tantissime artriti psoriasi che sono scambiate per la fibromialgia. Comunque bisogna avere un occhio attento ed esperto. Però la risposta è no, non ho visto il testo. Mi perdo io una domanda. Però prima lei ha detto che ad esempio in America esiste una cura vera e propria, cosa che non c'è in Italia. Sistema assicurazionistico americano, se tu hai l'assicurazione ti puoi comprare l'assicurazione, l'assicurazione poi ti paga. Esisterebbe una cura? Allora, gli stessi farmaci che ci sono in America ci sono anche in Europa, ormai non c'è più quel mito di oddio vado in America, gli stessi identiche. L'unica cosa è che in America c'è un'approvazione con scritto fibromialgia, quel farmaco ha l'indicazione fibromialgia, mentre invece l'Europa non ha dato questa indicazione. Questa è l'unica differenza. Ma gli stessi farmaci che sono a disposizione negli Stati Uniti sono a disposizione in Europa, tranne uno che è il Minacipra, che non lo sa ancora nessuno perché ancora in Europa non è stato approvato, ma sono 7-8 anni. Volevo chiedere una cosa, dottore. La fibromialgia può essere una malattia autoimmune o essere classificata tra... No, questo c'è. Lui non è una malattia autoimmune. No. Al momento. Poi magari fra 10 anni viene fuori l'anticorpo, però al momento non è una malattia autoimmune, anche perché non si muove con gli schemi classici di una malattia autoimmune. Okay. Thank you.
intanto vedete la mia presentazione. Mi hanno già presentato, sono biologa nutrizionista, mi occupo prevalentemente di intestino, di patologie legate al malessere intestinale e tra cui anche la fibromialgia. Allora, l'alimentazione antidolore è basata proprio sugli alimenti giusti. Lo stato di salute di ogni essere vivente dipende molto dal tipo di alimento che ogni giorno ingerisce. Lo diceva anche Ippocrate, padre della medicina, fa che il cibo sia la tua prima medicina. Allora, la fibromialgia è una forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento, astenia. Colpisce circa 2 milioni di italiani. Il termine significa proprio dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose, legamenti e tendini. Il dolore è il sintomo predominante. Generalmente si manifesta in tutto il corpo, anche se sembra iniziare in una sede localizzata, come per esempio il rachide cervicale e le spalle, e poi successivamente può diffondersi col passare del tempo. Ci sono svariati sintomi della fibromialgia. Il dolore è più diffuso. Poi ci sono anche disturbi del sonno, un sonno poco ristoratore, cefalee muscolo-tensive, omicranica, sensazione di stanchezza, rigidità mattutina, specie al collo e alle spalle, colon irritabile, stipsi e diarrea, parestesie, che sono continui formicolie, sensazioni di punture agli arti, soprattutto alle mani, alle dita, alle mani, bruciore urinare, che può diventare anche cistite interstiziale, sensazione di gonfiore le mani, dolore al torace, perdita di memoria, difficoltà di concentrazione e disturbi della sfera affettiva, come l'ansia e la depressione. La diagnosi, come ha già detto benissimo il dottor Batticciotto, è basata sulla rilevazione dei tender points, su almeno 11 dei 18 punti. Non esiste nessun esame di laboratorio e nessun esame radiologico che possa diagnosticare la fibromialgia. Le cause sono prevalentemente lo stress, eventi stressanti come delle malattie, un lutto in famiglia, dei traumi come per esempio degli incidenti stradali, alterazione dei neurotrasmettitori a livello centrale o di sostanze ormonali, prevalentemente implicata la serotonina, l'affaticamento per lavoro, carenza di sonno, il rumore e poi le alterazioni del clima come il freddo, l'umidità e disturbi meteorologici. Anche il periodo premestruale, e questo fa capire come è prevalente nelle donne e non negli uomini. Le terapie sono di solito farmacologiche, farmaci che diminuiscono il dolore, migliorano la qualità del sonno. Anche gli esercizi di stiramento, di stretching muscolare possono aiutare ad avere sollievo, tecniche di rilassamento per ridurre la tensione come lo yoga, supporto psicologico e psichiatrico se necessario e modificazione delle abitudini di vita, tra cui l'alimentazione, che è quello che vi presenterò stasera. Vi chiederete cosa può centrare l'alimentazione con la fibromialgia. Alla base di tutto c'è un'incapacità digestiva del nostro apparato gastrointestinale dovuta all'alimentazione moderna, dovuta ai cibi presenti nella nostra alimentazione. Il responsabile è sicuramente l'industrializzazione dell'agricoltura ma anche dell'allevamento degli animali. E i cibi sono più ricchi sicuramente di zucchero, di sale, di additivi, di conservanti. Sono alimenti che il nostro apparato gastrointestinale non riesce a digerire, perlomeno non in tutti. E i nostri sistemi di eliminazione, i nostri organi motori, che sono i reni, il fegato, i polmoni, la pelle, l'intestino, non riescono a smaltire e quindi si possono accumulare come sostanze tossiche. E anche si possono accumulare tossine batteriche, perché quando abbiamo un'alimentazione sregolata, abbiamo anche una disbiosi intestinale, cioè c'è un'alterazione della flora batterica e questi batteri producono tossine e quindi possiamo accumulare, oltre che scarti della cattiva digestione, anche le tossine prodotte dai batteri.
Alla base di tutto c'è questa sindrome che si chiama sindrome dell'intestino gocciolante, o la IGAT in inglese. Può essere detto anche intestino colabrodo. Come mai si forma? Perché le tossine batteriche e gli scarti a livello dell'intestino aumentano la permeabilità intestinale, cioè a livello dell'intestino si rompono le giunzioni che tengono unite le cellule e si cominciano ad avere dei canali di penetrazione e quindi le tossine e gli scarti cominciano a penetrare e ad entrare nel torrente circolatorio. Questa sindrome è responsabile quindi di un'alterazione della flora batterica, detta disbiosi intestinale, delle patologie autoimmuni, non è il caso della fibromialgia, ma può provocare anche patologie autoimmuni, nelle quali il sistema immunitario attacca lo stesso organismo, ed è responsabile anche di patologie del prostamento, e in questo caso abbiamo la fibromialgia. Cioè abbiamo un accumulo progressivo in alcune parti del corpo di rifiuti e tossine batteriche. Quindi è fondamentale sapere quali alimenti dobbiamo includere nella nostra alimentazione e quali invece vanno eliminati. Altri fattori scatenanti la sindrome dell'intestino irritabile possono essere i farmaci. Farmaci antinfiammatori, i corticosteroidi, gli antibiotici e gli inibitori di GLUT. Radicali liberi in eccesso, pesticidi inquinanti, purtroppo anche in seguito a radioterapia o chemioterapia possiamo avere la sindrome dell'intestino gocciolante. E intolleranze alimentari come la celiachia e il lattosio. Di solito chi ha una patologia tipo la celiachia è più predisposto a queste patologie. In cosa consiste l'alimentazione antidolore? Si tratta di un'alimentazione un po' più antica, cioè dobbiamo tornare proprio a quando eravamo uomini primitivi, raccoglitori e cacciatori nomadi, che si nutrivano prevalentemente di carne, di pesce, di uova, di frutta e di verdura e non conoscevano ancora cereali e il latte. Non era ancora arrivata l'industria agroalimentare. L'uomo ha mangiato in questo modo per il 99% della sua vita evolutiva. Solo negli ultimi anni abbiamo cominciato a mangiare cibi fortemente industrializzati, come i cereali e come il latte. Faccio una premessa importante. Sconsiglio fortemente il fai da te. Perché mi capita tutti i giorni di vedere persone che tramite l'uso di internet, di Facebook o di qualsiasi social network si improvvisa e si inventa la dieta. E quindi alla fine può arrecare più danno che beneficio. Si possono avere problemi di malnutrizione o addirittura di sovraccarico di nutrienti. Quindi vi consiglio di rivolgervi a un medico o a un nutrizionista. Inoltre, i consigli che vi ho appena elencato, che adesso vedremo nello specifico, non sono da seguire per tutta la vita, perché una volta che l'intestino è tornato ad essere più tollerante nei confronti dei cibi che prima ci davano fastidio, possiamo gradualmente reinserire anche i cibi che abbiamo eliminato momentaneamente dalla nostra dieta. I cibi nocivi sono sicuramente i cereali, sono quelli che hanno subito più modifiche negli ultimi anni. Pensiamo al grano duro, non so se lo sapete, ma anche i vegetali hanno il DNA. Il grano duro è passato da 7 coppie di cromosomi a 14, quindi è un alimento che il nostro intestino non riconosce. Ci pensavo proprio in questi giorni vedendo i campi di grano, non so se ci avete fatto caso, sono basse le piante. Quando ero piccola io, erano alte, ci giocavo a nascondine. Adesso sono basse, come mai? Perché l'uomo ha selezionato via via specie sempre più ricche, con spighe sempre più piene di semi, e le ha modificate geneticamente, quindi il nostro intestino non le riconosce. È passato ancora troppo poco tempo per poterle tollerare a livello dell'intestino. Il latte animale e i suoi derivati hanno più o meno seguito lo stesso percorso. Una mucca oggi produce 40 litri di latte, qualche anno fa ne produceva solo 15. Quindi si è cambiata anche l'alimentazione degli animali e quindi tutto questo lo troviamo poi nel cibo che mangiamo. I cibi cotti ad alte temperature producono glicotossine che sono sostanze insolubili, non digeribili e che si accumulano soprattutto nel collagene e nella mielina, provocando rigidità dei muscoli, delle articolazioni, delle pareti vascolari, dei tendini e dei cristallini.
I cibi industriali ricchi di additivi, conservanti, sale e zucchero, tutti alimenti che non ci fanno bene, sono sostanze chimiche. Alcol e tantissime altre sostanze. I cibi benefici sono sicuramente la verdura, la frutta, carne, sia bianca che rossa. Rossa è da sicuramente da limitare. Pesce, soprattutto quello pescato e non allevato. Le uova, la frutta secca, l'olio extravergine di oliva e non la margarina o i grassi idrogenati e tantissimi altri alimenti. È un'alimentazione completa, senza carenze, anzi. C'è tutto quello che serve all'organismo. Vi assicuro che si può vivere senza cereali, senza latte. In alcuni casi è necessario anche l'uso di integratori. Spesso la vitamina D viene consigliata perché è fortemente antinfiammatoria. Le fibromialgiche di solito sono carenti di vitamina D, hanno dei livelli molto bassi. Probiotici per andare a riequilibrare la flora batterica intestinale, gli enzimi digestivi, proprio perché abbiamo una capacità digestiva inferiore rispetto al normale, vitamine e minerali, perché quando abbiamo un intestino permeabile, che non fa il suo lavoro, non assorbe e quindi possiamo avere carenze di vitamine e di minerali e tantissime altre sostanze che sono da decidere e selezionare a seconda del paziente. Quindi, quando mi chiedono che cosa consiste questa dieta, io faccio un esempio di questo tipo, un po' come svezzare un bambino. Si chiama proprio protocollo svezzamento intestinale. Ristabiliamo l'equilibrio dell'intestino riducendo l'infiammazione attraverso una corretta alimentazione ed una giusta integrazione. Precisamente inizio l'alimentazione, faccio iniziare il paziente ad alimentarsi con i cibi più digeribili e poi man mano che l'intestino si è schiammato ed è più forte ed è più grado di digerire o di assimilare le sostanze, man mano gradualmente faccio reinserire i cibi che ha momentaneamente eliminato. Quindi l'intestino si rinforza in maniera graduale. Grazie. Credo che a questo punto potremmo lasciare spazio per le domande, nel senso che i professionisti adesso sono tutti per voi, ve li do in pasto. Passo io con il microfono se volete, per se si sente meglio. Vorrei approfittare, se lo consentite, la collega ha parlato della raccomandazione del fai da te. Ecco, allora. In fibromialgia succede la stessa cosa, i pazienti si chiedono che farmaco usi, cosa fatto e vanno al mondo, è una cosa deleteria, i farmaci è il medico che li prescrive, segue la posologia ed è una cosa estremamente importante e seria, non prendete farmaci, soprattutto farmaci, lo fai da te, ci sono professionisti, rivolgetevi perché avete tutto da guadagnare, scusate il dolore, però è necessario. Cioè io su questo appunto, nel senso che il problema è che manca, cioè il reumatologo forse in parte dalla mia esperienza, manca una figura di riferimento che veramente si muove in tutti i campi, perché uno va da una parte all'altra senza bene capire come gestire la cosa, per cui sembrava la roba più interessante quando prima si diceva di... Ma c'è un'evoluzione anche qui, è vero, è profondamente vero, però c'è un adattamento sempre progressivo tra le esigenze del paziente e l'offerta sanitaria. Sicuramente l'ottimo sarebbe dei centri specializzati che abbiano tutte le figure specialistiche, dall'oculista, perché? Perché la biologia poi investe tutti gli organi, apparati, eccetera. E, insomma, cercate di conoscere specialisti esperti che a loro volta ci sono, e purtroppo però
Allora, una cosa che sicuramente fa bene sono serate come questa, perché se ne parla, perché i medici sono più invogliati ad approfondire, a capire di più, a prendere in considerazione di più, per cui di più non credo sia possibile, però dopo il 18 magari c'è qualcosa. Punto il numero 8. La prima è questa, è che in base a quello che noi abbiamo capito oggi su cosa funziona nell'approcciare un processo di pluriandro, è che dobbiamo essere multidisciplinari, quello è specialmente e la e questo lo dicono anche proprio i lavori scientifici e le statistiche. Noi sappiamo che l'aiuto che il medico può darti, l'aiuto farmacologico, può aiutare a migliorare al massimo, nel migliore del trial, nel migliore del farmaco esistente, del 30%. Questo è la verità. Un altro 30%, magari qualche un pochino di più, però se ci aiuta l'approccio psicologico, cognitivo, comportamentale, però. E anche qua poi si è trovato. E poi il resto lo fa l'esercizio fisico. Fatto anche questo. Il problema è fondamentalmente su come è fatto, su come è costituito il nostro sistema sanitario nazionale, in cui è importante, cioè è costruito il modo di avere le specialità, ma non è costruito per essere trasversale. E questo mi riallaccia a quello che dicevo prima le signore, si sta pensando che c'è un progetto già in stato avanzatissimo in Regione Lombardia di creare dei percorsi dove ci siano proprio dei pacchetti che includano queste tre figure, anzi quattro, che possano valutare la singola persona e poi indirizzarla nel percorso più adatto a lei in quel momento, perché come sapete la malattia cambia, muta e si trasforma. Da, ripeto, 15 anni fa che non la si conosceva e non si studiava neanche all'università, siamo in regione, stiamo applicando siamo pronti per mettere in discussione e applicare questi percorsi, secondo me c'è stata un'ottima evoluzione. Ci vuole tempo. Scusi, in che cosa consistono effettivamente questi percorsi? È ancora top secret. Non posso dire più. Niente. Sicuramente chi è un paziente cronico per una patologia conosciuta come tale nel sistema sanitario regionale ha recentemente ricevuto a casa una lettera che parlava di presa in carico. Lei mi sta dicendo che... giusto un accenno. La fibromialgia non è ovviamente fra le patologie riconosciute come croniche, quindi inserite tra quelle che sono attualmente a programma di presa in carico. Se era stata fatta una richiesta da parte dell'associazione dei pazienti, è stato deciso. Fondamentalmente immagino, mi faccio interprete del legislatore, perché ci sarebbero bisogno di soldi. Detto questo, anche nelle patologie che sono state inserite nel piano della cronicità, in realtà sono poche, si è partite con un pacchetto di malattie. Sì, poi comunque nel pacchetto per chi è pluripatologico comunque è necessario individuare una patologia preponderante rispetto alle altre. Che in questo momento è stato selezionato da Regione Lombardia, non da medici, ma è stato selezionato dal database di Regione Lombardia secondo quanto l'anno precedente il paziente aveva consumato di più di risorse sanitarie. Questo è stato deciso, quindi il paziente ipertenso, diabetico e con l'artrite reumatoide, a seconda di quello che ha consumato di più l'anno prima in risorse sanitarie, è stato affidato al percorso. Quindi, dato che questa comunque è sostanzialmente una startup per la Regione Lombardia, sì, in termini di startup complicata, lo dico che me lo dico io che ci lavoro in ospedale, quindi ecco, speriamo che però a questo punto
sia. A me piace tantissimo l'idea del percorso di cronicità che prende in considerazione anche il paziente endocrinologico, perché mi sembra che sia l'unica strada possibile. Trasversalmente fino a casa. Sarebbe la fibromialgia, sarebbe proprio la patologia. La fibromialgia sarebbe la patologia. Ad hoc, esatto, perfetta per questo tipo di presa in carico multidisciplinare. Avete altre domande? Qualcuno vuole chiedere qualcosa? Qualche approfondimento? La posso anche parlare? Ah sì, questa voce. Per la dottoressa Acquisito, sì, per quanto riguarda la fibromialgia, lei ha dato molta importanza alla tossicità degli alimenti, dei medicinali. Esiste un sistema, vorrei sapere che cosa ne pensa lei, che velocemente e con grande efficacia riesce a disintossicare l'organismo, è il digiuno. C'è un ricercatore italiano, sì, che ha fatto studi in America, Fernando, che sta praticando in Italia questo sistema. Vorrei sapere cosa lei ne pensa. Le faccio questa domanda essendo io una persona che non conosco, ma 30 anni fa ha utilizzato questo sistema per come terapia, non per la fibromialgia, ma per motivi altrettanto importanti, anzi forse più forti. Si sente? Sì. Sono d'accordissimo. Io l'anno scorso ho fatto una settimana di digiuno. Oh, brava. Il mese di giugno dell'anno scorso, però non tutti possono farlo, cioè, bisogna vedere le condizioni di partenza, bisognerebbe vedere la massa muscolare di una persona prima di fare la settimana. Io arrivo dal metodo Kuzmin, non so se lo sentite, l'avete mai sentito nominare. Io sono terapeuta kuzminiana, quindi so benissimo che cos'è il digiuno. La dottoressa Kuzmin mi faceva fare 6 giorni di solacqua prima di iniziare col protocollo. Il digiuno va bene, però non tutti possono farlo, bisogna vedere caso per caso, perché magari si potrebbe fare solo verdura, non proprio digiuno, solo le creazioni, sicuramente la frutta no. Comunque il digiuno va bene, basta non fare cose, ma ogni tanto sento 30 giorni di digiuno, no? Sì, no. Distruggi i muscoli e la fibromialgia ha già problemi. Sai, professore, che hanno studiato e insomma fanno questo lavoro da un po' di tempo. Io fino al 2011 non ho mai visto pazienti fibromialgiche, nel 2011 ne ho vista una e adesso ne vedo 2 o 3 settimane, quindi mi fa capire come sta diventando enorme il problema. Meno male, perché ci sono lesioni. Posso fare una domanda? Sì. Volevo chiederti il nesso tra fare delle cure chemioterapiche, fibromialgia e alimentazione, come dicevi tu. Come si deve comportare una persona così che deve fare per forza una cura chemioterapica? No. E guardando l'alimentazione e anche avendo anche questo problema qua della fibromialgia. Finita la cura, si fa l'alimentazione proposta, quindi un protocollo di svezzamento intestinale per far guarire l'intestino, perché ovviamente la chemioterapia e la radioterapia hanno provocato la permeabilità intestinale, non ci sono dubbi. Quindi finita la cura si incomincia il protocollo e poi si vede, dipende dalla persona cosa va anche. Mi dispiace perché stasera doveva venire una mia paziente, quindi avreste sentito anche la sua testimonianza, ma ha la febbre, non è. Non dipende dalla fibromialgia, ma freddo caldo sicuramente. E lei ha avuto, lei ha cominciato il 6 marzo e lei ha avuto risultati immediati, dopo un mese. Ho pazienti fibromialgici che tra 4 mesi ancora non hanno risultati, non è mai ogni persona a sé, bisogna vedere da quanto tempo c'è la malattia, come hanno mangiato, com'è il loro intestino. Ci sono tantissimi fattori, com'è la loro vita, com'è il loro stress al quale sono sottoposti quotidianamente. Ci sono tantissimi fattori. Nulla vieta però di provare anche con l'alimentazione. Non ci sono effetti collaterali, potete ovviamente fare benissimo le terapie che il medico vi prescrive,
basta abbinare una sana e corretta alimentazione a un sano stile di vita. Quindi la mia paziente fa anche yoga, ha avuto la fortuna di avere un medico di base lungimirante che le ha consigliato vai da quella dottoressa perché conosce il metodo Kuzmi, lei è venuta per il metodo Kuzmi, però poi io gliel'ho aggiustato proprio per la fibromialgia. Fa yoga, fa tantissime altre cose che ti servono, non mi sta bene. Ha sgarrato al mese di maggio e subito sono tornati i dolori, quindi è anche giusto fare le cose, vedere come si sta. Volevo chiedere una cosa, visto che il suo tabellino ha escluso quasi i cereali, no? Perché sono limitati, eccetera, ma pure molti nutrizionisti parlano, cioè nel senso di usarli alla mattina, soprattutto, no, di utilizzarli. Magari è un'alimentazione normale, sì, per chi ha la fibromialgia. È proprio scorretto l'uso. Sì, perché comunque i cereali sono anche i cose assolutamente. Anche il riso? All'inizio sì, bisogna escludere. Grazie. Sì, sì. Io faccio riprodurre tutto gradualmente, ci metto circa un anno. Però alla fine si può mangiare così. È ovvio che il paziente poi ha preso un po' la misura di come può esagerare, di come deve tornare al regime originario, poi si aggiusta da solo, va avanti da solo. Certo che mangiare la pizza tutti i giorni poi non lo può più tranquillare, è ovvio, è normale, perché la fibromialgia c'è sempre sotto, si guarisce, però con l'alimentazione, le cure e tutto il resto, una modifica dello stile di vita può aiutare, comunque avere meno dolori vuol dire avere una vita più sana, anche lì ti possono dare problemi? Sì, perché nella fibromialgia, io non l'ho scritto perché è difficile come spiegarlo, magari il medico mi può aiutare. Nella fibromialgia spesso è presente una sindrome che si chiama SIBO, non so se l'avete mai sentito nominare. La SIBO è la sovraccrescita batterica di batteri proprio che si spostano dal colon e vanno fino all'intestino primo. È responsabile di questa patologia, ma in tantissime altre patologie possiamo vedere la SIBO. Infatti quando vengono da me i pazienti io consiglio sempre di fare il test della SIBO. Quindi fare un'alimentazione ricca di microorganismi, di lieti, di batteri, se si ha la SIBO è controproducente. E per quello che vi dico di rivolgervi a una persona che ha studiato e sa che cosa ha. Per esempio, vedo tantissime persone che utilizzano i prodotti fermentati. Fanno benissimo. Nessuno osa dire niente, anzi, piuttosto che spendere centinaia di euro di probiotici in farmacia, sicuramente è meglio utilizzare i prodotti fermentati fai da te. Però se si ha la SIBO sono controproducenti, cioè peggiorano i sintomi. Prima bisogna fare gli esami specifici, poi si fa l'alimentazione ad hoc. Questo è il motivo per cui alcune persone spesso criticano la dieta dicendo a me non è servita, sì, ma hai indagato, hai visto se hai la SIBO, hai visto se hai carenza di vitamina D, hai visto se hai la permeabilità intestinale. Bisogna vedere tanti aspetti. Non c'è un'unica soluzione. Come diceva il dottore prima, loro vanno un po' a volte per esclusione, per decidere se è fibro. E stessa cosa bisogna fare con l'alimentazione. Quindi a seconda di quello che mi dice il paziente io aggiungo la dieta. All'inizio no. Alimenti che contengono, se si ha reflusso, e molte volte la paziente fibromialgica ha reflusso, ha colon irritabile, va fatta proprio sulla persona. Devo dire che però la fibromialgica di solito ha sempre problemi gastrointestinali, è raro trovare persone che non hanno problemi gastrointestinali, anzi quando io chiedo com'è il suo intestino, com'è il suo stomaco, mi dicono, ah finalmente qualcuno me lo chiede, perché di solito non lo chiedono mai.
E il lavaggio intestinale, l'idrocromoterapia, il ferro del lavaggio? Se si ha stitichezza, e mi capitano, pazienti che mi dicono che vanno in bagno una volta a settimana, allora sì, è necessario. All'inizio sì. Poi bisogna tornare alla regolarità normale, cioè far sì che l'intestino collabori. Se sapete un po' come il metodo Fulmi, viene consigliato l'idrocolo e anche gli salozzisti, alle mie pazienti estivali. E se vanno a bagno una volta a settimana? Va male, no. Non si deve fare sì, una volta. Ma altrimenti, cioè ci sono degli intestini che non si sbrogliano, non si. E se queste pece rimangono dentro, è alterato. Vorrei farvi fare mente locale sul fatto che questa patologia è estremamente variegata. Noi adesso abbiamo sentito poco, ma la costellazione dei disturbi, dei sintomi è estremamente ampia. Una cosa che occorre fare, così come la raccomandazione di rivolgersi agli specialisti, per chi ha la fibromialgia, di essere seguito da persone che in qualche maniera sanno indicare gli accertamenti medici necessari, perché spesso e volentieri i medici, quando sentono fibromialgia, danno molto meno peso ai disturbi, perché è tutto fibromialgia e anche pronto soccorso. Se dovete andare, non dite che è la fibromialgia, perché è facile che sottovalutino certi sintomi. Una volta però che tutti gli esami sono negativi, io ricordo le persone che venivano in studio in ospedale con delle borse di referto. No? Facendo gli anni da fare quanto la grande la borsa. E sono borse inseparabili a questi pazienti, anche lì è tanto indicativo, io sono qua. Allora, una volta che non ci sono patologie in atto, o perlomeno ci sono ma sono curate, allora raccomando alle persone che hanno fibromialgia di in qualche maniera non continuare ad essere preoccupate. Adesso la signora lì era preoccupata se sono gli specialisti, se questi specialisti è un gruppo ed essere seguiti. Io ho portato un po' qui da tutta Italia i quesiti che fanno, che sono sempre gli stessi poi. C'è questo allarme incorporato per le persone che hanno fibromialgia, che aumenta poi questa paura di base, che aumenta poi lo stress, che aumenta poi il disturbo. Spesso e volentieri è un cane che si morde la coda, perché le persone poi che hanno fibromialgia sono estremamente preoccupate, non tanto del dolore in sé per sé, e questa è un'altra caratteristica della presenza di questa persona, ma della limitazione funzionale, il dolore che impedisce di fare. Ecco, allora bisogna che questi allarmi, queste preoccupazioni, in qualche maniera uno le riduca, o le riduce frequentando un gruppo dove ci si scambia l'esperienza, dove ci si scambiano le strategie che uno utilizza nel gestire meglio il dolore, e quindi uno si tranquillizza. Ma la base è proprio trovare un sistema per tranquillizzarsi, perché questo poi è quello che funziona e fa funzionare meglio anche i farmaci, attenzione, fa funzionare meglio anche l'intestino. Cioè noi funzioniamo meglio se diminuiamo man mano le nostre preoccupazioni. Ma io volevo dire, lei ha detto tutto, per carità, sono pienamente d'accordo. Io ho riscontrato nella mia esperienza, ormai sono 20 anni che ho la fibromialgia,
ho girato parecchi specialisti perché non te ne fai una ragione, poi all'inizio mi dicevano che ero malata di mente, che dovevo curare la mente e più ne ha più ne metta. A me manca proprio il rapporto medico-paziente, cioè che ci sia una collaborazione, non so come... Tu vai là, ti dice, vabbè, tu hai la fibromialgia, devi fare questo, questo e questo. Il medico adesso, manca l'umanità. Ho capito, ma il medico adesso è sottoposto a un tour de force che è disumano, perché hanno diminuito i medici, le visite sono sempre quelle, si diminuisce il tempo di visita. Il medico come fa, poveraccio? Adesso bisogna metterci anche nei panni del medico. Il medico non ha più tempo di alzare gli occhi per guardarlo. Ascolta, cosa è che scrive, già quello che deve scrivere, altro tempo non c'è, ma comunque la dobbiamo prendere. No, però anche il fatto se io oggi sono andato al supermercato, ascolti, oggi sono andato al supermercato, qua alla cassa, mi hanno fatto mettere il carrello in modo che sia più veloce lo scarico dalla cassa al carrello, perché la cassiera lo fa veloce, perché una volta esaurita la fila deve andare a caricare il scaffale, cioè, ma è una società che non è più vivibile. Però viene il discount, perché se le valesse lunga questo non accade. Ascolti, io forse la maggior parte del tempo della giornata lo spendo rispondendo al telefono a persone che stanno male da tutta Italia. Una percentuale di persone che vedo o non pagano o pagano quello che possono, ma come si può dire no a una persona che sta male? Io non ci riesco. Poi ogni specialista si regola, fa quello che è. Ognuno ha la sua coscienza, io sono d'accordo con lei. Però non è giusto che io pago una parcella di un certo livello e mi volumi così tra i campioni. Tanti, no, mi creda, se parlo così è perché c'è una piccola percentuale, ma è tutti rami, per carità, cioè poi c'è la grazia, quanto si può pensare, come essere tanti. Però io penso che chi protesta da medico dovrebbe essere anche sotto allora, io questa domanda sulla serotonina, se magari il dottor Petticciotto ci vuole dire qualcosa, sarà molto interessante sentirlo. Quello che invece dal punto di vista psicologico, o perlomeno per la mia esperienza, posso dirvi è che l'accentuazione della sintomatologia in fibromialgia avviene sulla mezza età. E le persone non è che prima non avessero nessun sintomo, però i sintomi che avevano lo gestivano bene. Io spesso ho domandato alle persone se da bambini avessero avuto qualche disturbo. Molti hanno riferito intolleranze alimentari, orticarie, dolori alle ginocchia strani che venivano presi per dolori di crescenza. Poi in realtà quando si arriva ai 40-50 anni succede un qualcosa, o è un avvenimento, e si ha l'aggravamento di questa patologia. A volte anche in maniera drastica, a volte un intervento chirurgico, a volte un incidente stradale, a volte delle emozioni legate a legami affettivi.
riescono a... Allora, l'idea che mi sono fatto è che quando noi non riusciamo più a fare i gradini a 3x3, cioè la forza fisica, e basta, la forza fisica, quella che abbiamo a 20 anni, a 25, a 30, beata, e dopo diminuisce gradatamente, è naturale. Noi abbiamo dei sistemi che hanno molto a che fare col mondo animale. Noi siamo animali un po' evoluti, ma tutto sommato con una buona base. Allora, che cosa succede ad un animale vecchio quando non riesce più a correre, a mettersi in salvo, a combattere? Viene abbandonato e purtroppo diventa preda. Quindi quando nella centralina c'è il segnale, dice guarda che le batterie non sono più cariche al 100%, comincia a farsi strada un concetto di vulnerabilità. E questo ci fa sentire più deboli. Ora, come questa sensazione, come queste emozioni arrivino poi a condizionare anche a livello fisiologico, è tutta una strada che non so se i nostri figli o i figli dei figli conosceranno. Per adesso è ancora molto misteriosa, ma d'altra parte, ripeto, la scienza ogni volta... Vi ricordate quando 40 anni fa, quando è che è stato scoperto il DNA? 50 anni fa, più o meno. Allora, abbiamo risolto tutti i problemi. Adesso abbiamo capito che la sequenza del DNA porta degli errori, noi correggiamo gli errori e quindi risolviamo la malattia prima della nascita e dopo. Mappiamo il DNA, ricerche, investimenti, aspettative. Ma basta che un aminoacido si sposti di un niente che apre una finestra in un oceano. Quindi, questa è la scienza, cioè più si conosce di non conoscere. Allora, qual è il percorso per cui a mezza età, quando le forze fisiche non sono più tali, le persone cominciano a percepire questa vulnerabilità e questa si traduce poi in... A 20 anni i ragazzi capovolgono il mondo, girano le montagne, si mettono in tutti i pericoli perché hanno la sensazione di essere forti. E man mano però questo scompare. Quindi, secondo me, la percentuale degli inizi della fibromialgia ha giusto questa età, dai 40, 50, così come curiosità, perché poi non c'è niente di, come osservazione. Volevo riallacciarmi al discorso della serotonina. Come mai ho proprio concentrato la presentazione sull'intestino? Perché la serotonina viene prodotta principalmente a livello dell'intestino, una buona, un'altissima percentuale. Quindi se ripariamo l'intestino, la serotonina viene maggiormente prodotta e quindi di conseguenza arriva al cervello. Però se l'intestino collabora... Quei centri di controllo del dolore, di cui vi parlavo prima, che sono quelli che disfunzionano la fibromialgia, sono regolati da noradrenalina e serotonina. E la maggior parte dei farmaci che funzionano la fibromialgia tendono a aumentare il livello di serotonina. Detto questo, anche la felicità. Comunque, il concetto è meglio sani e ricchi che poveri e malati.
Allora, c'è un esame che può dimostrare che il testo della dolorina. Mi sentite? No, no, no. No. Sono tutte e due spesi. C'è il test della dolorina. No, Zonulina. Perché se ci sono questi buchi a livello dell'intestino, la zonulina più alta di un certo valore. Bisogna vedere poi l'esame. Però io non lo faccio neanche fare, perché se una paziente fibromialgica è per forza ha anche la permeabilità intestinale. Cioè è un'equazione sicura. È l'intestino che va trattato meglio. Non la sarà niente. No, niente, cioè, sicuramente. Però insomma, sta male, ha problemi intestinali, di solito c'è anche una permeabilità intestinale. Con la diagnosi accertata di fibromialgia. Alla luce di quanto detto, effetto un trattamento rilassante o laddove il paziente riesca a fare un esercizio moderato? Aerobico, hai visto per arrivare in carico, la parola chiave. Posso rispondere tutto io? Ciò che ho parlato personalmente. Prometto che prima di essere diagnosticata fibromialgica, ovviamente, le ho provate di tutte, fisioterapia, compresa. Il trattamento aggressivo peggiora, mi costringeva veramente a stare a letto. Quindi il trattamento deve essere molto, molto leggero e ascoltando il dottore, chi ha in carico il paziente deve sentire quello che ti dice il paziente. Mi fa male, non insistere, peggiori. Cioè, sostanzialmente, no? Si peggiora, quindi anche l'attività aerobica, certo, ok, dillo a uno che ha male, non è semplice. Quindi noi dobbiamo conoscere e prendere il nostro percorso giusto, che sia la yoga, che sia la ginnastica dolce, che sia anche l'acqua calda in acqua, le terme, tutto va bene, ma deve essere un percorso che dobbiamo fare noi personalmente. Dobbiamo costruircelo noi, perché alcune cose non vanno bene per tutte noi fibromialgiche. No, questo è chiaro. La mia domanda era, da dove la mia paziente mi dico, guarda, oggi che non ci sono giornate in cui sta bene, bene, no, l'anima e la seguo. No. Quindi la mia idea è, ti faccio un massaggio rilassante o quella giornata non è indicato comunque, non penso che l'attività aerobica, intendo fargli fare sedute di anche quello di acquagym per dire, no? Potrebbe essere consigliare, non so, di utilizzare la cicletta se ce l'ha in casa. Certo, sì. Camminare semplicemente, sono una paziente di fibromialgia, sì, cammino 30 minuti al giorno. Ma guarda, io ho mal di gambe e però ti garantisco che migliori, perché si sta vedendo in effetti a mio giudizio, non so, l'idea è no, certo, guarda che io ho iniziato, non riuscivo a camminare e piano piano si io faccio rilassamento e apnea, per me è la cosa più, è il top, perché la testa gli diventa importantissima. Come al discorso di prima, se la fa felice. Perché mi fa felice, è l'antidolorifico. Esatto. Però volevo parlare.
persona, la propria personalità, quindi interagisce e si esprime per stare meglio con le proprie capacità, cioè quello che magari riesce a fare un esercizio semplice per cercare di essere più sereno, stare meglio, vivere meglio, magari proprio bisogna di correre per scatenarsi o per uscire dalla sua, dal suo modo di essere, no? Perché penso che ogni persona sarà diversa, uccide in maniera differente questo no? Cioè, cosa potrebbe suggerire? Come si deve costruire la propria personalità? Diciamo che una cosa che sicuramente funziona è che le persone dovrebbero considerare, cominciare a entrare nell'ottica di potersi anche voler bene. Ci sono due ordini di fattori che ci impediscono di volerci bene. Uno è quello che pensiamo di negativo di noi. Io non faccio, io non qua, io non là. Se noi portassimo queste argomentazioni davanti a un giudice, il giudice direbbe: va bene, dove sono le prove che è così? Parliamone. Non so, è abbastanza chiaro il concetto, no? L'altro ordine di fattori sono le prove che io non vado bene. E le prove che io non vado bene sono racchiuse negli avvenimenti traumatici che potremmo avere subito e che, se sono successi, la colpa è nostra, che non abbiamo saputo prevedere, che non abbiamo saputo prevenire, che non abbiamo saputo gestire. Quindi, se allora siamo stati male, è per colpa nostra. Quindi non possiamo pensare di noi che andiamo bene. Questo meccanismo è perverso, è tremendo, è tragico, perché condiziona la vita delle persone sempre, da quando succedono questi fatti. Allora, il primo ordine di fattori si elimina discutendone, parliamone, perché tu pensi che non vai bene. Si parlano di esercizi fatti a casa. L'altro, c'è una tecnica oggi estremamente efficace che si chiama EMDR, che è l'acronimo di riprocessazione e desensibilizzazione attraverso i movimenti oculari. È una tecnica americana, avrà una trentina d'anni più o meno, è molto studiata perché, benché non si conosca il meccanismo con cui funziona, in realtà facendo delle tomografie assiali, cioè delle tacche al cervello, si vede che le zone illuminate da un determinato ricordo, dopo il trattamento, hanno cambiato ubicazione, hanno cambiato la grandezza di questa. E quindi, quindi questo trattamento modifica in maniera, e quindi è valido, scientificamente provato, il come funziona, cioè cosa lo fa funzionare è poco chiaro, però io vi garantisco che è una tecnica che io ho utilizzato centinaia di volte e mi stupisco io stesso di come funziona, e basta una seduta o due, non è che ci vuole molto. Non ho capito cosa posso. Così, ci vuole molto tempo per spiegare cosa consiste, ma quando ci sono degli avvenimenti ad elevato impatto emotivo che noi abbiamo vissuto nel corso della nostra vita, e se pensiamo a quell'evento stiamo male perché abbiamo delle emozioni negative, e questo stare male riverbera, si fa sentire a livello fisico in una intensità
variabile da 0 a 10, ma quantificabile comunque, si può utilizzare questa tecnica. Alla fine di un'ora di utilizzo di questa tecnica, questa emozione negativa non c'è più, a livello fisico non c'è più nessun disturbo, ma soprattutto in fibromialgia scompare la prova che io non vado bene e quindi posso recuperare autostima. Adesso il tempo non è morto, ve l'ho appena accennato, lo trovate anche su internet, MDM. C'è una mente mista che ne parla. Che funzioni sono assolutamente d'accordo perché si faccia solo MDR con l'integrazione, quindi il lavoro è lungo. È chiaro che se una persona che ha 30 anni ha meno pesi nello zaino, può muoversi in maniera. Ascolti, però... io ho fatto centinaia di MDR, forse arriviamo a centinaia. Non ho mai fatto per la stessa persona due, tre massimo trattamenti che durano un'ora a l'uno. Lei è practitioner, okay. Lei è practitioner. È practitioner. No, no. In genere chi fa l'MDR pura, cioè solo l'MDR, è practitioner, che significa che se arriva a un terzo livello, e ovviamente l'effetto è tossico, ma non ci vuole una volta, due volte. Quindi... ognuno ha le sue esperienze, non si preoccupi, ognuno ha le sue esperienze. Per carità, non voglio entrare nei meriti. Io ho la meditazione già da quando è uscita, da quando è venuta in Italia. E ripeto. Poi ci sono persone che fanno MDR per anni, da due anni, tre anni, vabbè, ma non so cosa fanno, non so, ma neanche mi interessa molto quello che fanno lei, quello che faccio io non so. Allora, le posso garantire nella maniera più assoluta che al 99,9% le cose funzionano. Sì. Bene, direi un'ultima domanda e poi chiudiamo la serata. Io purtroppo volevo chiedere, adesso durante tutta questa settimana ho sentito che parlavate sempre cronica, è una malattia cronica. Io sono in cura da un neurologo che in realtà mi ha detto che seguendo la terapia, cambiando lo stile di vita, la fibromialgia si guarisce. E ovviamente questa cosa, dico, poi sono stata anche da un reumatologo che invece mi ha detto tutt'altro, no, è una cosa che ti porterai avanti sempre, uno mi dice le medicine che dovrai comunque sempre prendere, il neurologo mi dice no, le interromperemo perché poi starai bene, quindi voglio un po' capire. In realtà la cura farmacologica io me la so portare avanti o no? La risposta è complicata e neanche la letteratura scientifica è così chiara da questo punto di vista. Quello che è certo è che la condizione dolorosa di iperalgesia quella è cronica, però ha un andamento e una vita oscillante, quindi ci sono dei periodi della vita che dipendono da milioni di fattori in cui l'iperalgesia sarà maggiore e dei periodi della vita in cui sarà meno, e quindi ci potrebbero essere dei periodi di libertà dal dolore sostanzialmente o dalla sintomatologia e dei periodi di dolore iperacuto che uno non riesce a fare via. La risposta è chi riesce a riavere una qualità di vita ottimale, perché secondo me è quella il gol terapeutico, quello che si chiama gol terapeutico, cioè tornare ad avere una qualità di vita ottimale, riuscire a fare quello che vogliamo, il lavoro, gli amici, con lo sport ad alto livello, però questo è un gol terapeutico raggiungibile.
ho avuto tante pazienti che posso dire che sono guarite, ho avuto tanti pazienti che probabilmente non riusciranno mai, la maggior parte però delle persone che ho visto in questi anni a un certo punto raggiungono un equilibrio, bisogna dire un equilibrio con se stesso, un equilibrio con la e imparano a gestire quella batteria che si scarica facilmente e a gestirla nella propria quotidianità e cercare di riavere una vita normale. Devo dire la verità che le persone che più sono andate meglio in questi anni sono quelle che hanno capito che cos'è la fibromialgia e uno di questi incontri servono proprio a questo, ha iniziato ad ascoltarsi e ha iniziato a togliere dalla propria vita ciò che era difficile nella vita e hanno incominciato a aiutarsi a volersi bene, insomma, quello che poi si può fare in milioni di modi, ognuno ha il suo percorso che fa. Grazie. Conseguente a questo primo incontro è quella proprio di proseguire, cioè di dare la possibilità comunque a chi ha partecipato a questa sera o comunque è interessato, che è fibromialgico, conosce o ha un familiare fibromialgico, di trovarsi, per cui comunque tramite anche il sito del comune, tramite Cibi Arena che è sempre sul pezzo, faremo sapere quando i nostri incontri, che saranno più degli incontri magari solo così, per conoscerci, per dare il suo volto, ci saranno e quindi faremo sapere. Vi ringrazio tutti i professionisti che sono intervenuti e vi auguro una buona notte. Passato davanti ormai. No, però è impegnato. Aspetta che spiego qua.